Gli hub sono lì, hanno erogato un servizio francamente straordinario ai cittadini di Napoli, ma oggi non abbiamo i cittadini che partecipano alla campagna di vaccinazione. Ed è veramente un peccato, oltre che un atto di grande irresponsabilità, perché come sappiamo la variante Delta aggredisce sia chi ha fatto la prima dose, a maggior ragione chi non ha fatto nessun vaccino. Colgo ancora una volta l'occasione per sollecitare fortemente i cittadini di Napoli a partecipare alla campagna di vaccinazione. Mi rivolgo ai ragazzi in particolare. Siamo a fine giugno. Chi si va a vaccinare in questa settimana con Pfizer può fare il richiamo l'ultima settimana di luglio. Quindi può andare a farsi le ferie tranquillo anche ad agosto, immunizzato. E quindi faccio appello ai ragazzi perché vadano a vaccinarsi in massa, altrimenti, lo ripeto per l'ennesima volta, avremo un mese di ottobre che sarà un inferno. Quello che non ha funzionato è una comunicazione nazionale demenziale. Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere lì che ha parlato ieri, il quale ci ha raccontato tranquillamente che su AstraZeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese. Qualcuno gli dovrebbe ricordare che il commissario al Covid è lui. E quindi in questi casi o si dimette il commissario, o si dimette il ministro della salute, o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore. Diversamente da quello che comunica il generale con le medaglie, arriveranno centinaia di migliaia di dosi in meno nel mese di luglio. Siamo di fronte ad una truffa comunicativa che continua in questo paese. Ormai viviamo in una bolla mediatica per la quale dobbiamo dire che va tutto bene. Abbiamo cercato di mettere in piedi qualche contromisura. Ieri si è fatto l'Open Day alla Napoli 1 per cercare di portare quanti più giovani a vaccinarsi. Credo che abbia risposto il 20% dei giovani. Non è possibile. Io credo che tenere la mascherina, ovviamente, sarebbe meglio non tenerla, ma non mi pare un grandissimo sacrificio a fronte del rischio che corriamo con la variante Delta. Allora, in Campania bisogna tenere la mascherina sempre. È chiaro che se vai a mare te la togli, è chiaro che se stai a pranzo in un ristorante te la togli, ma è un'assoluta ipocrisia dire, come dicono a Roma al Ministero, ti porti la mascherina in tasca. È una doppia idiozia. Intanto perché le mascherine sono contagiate sulla superficie esterna, quindi se me la porto in tasca, quando la prendo io mi infetto la mano, tanto per essere chiari. Poi che significa te la metti quando c'è un assembramento? Vediamo la vita concreta. Lei che è uno che va gavazzando per Napoli, quando esce va a passeggio sul lungomare, che fa? Se la tiene in tasca o se la mette? Quando va a Via Doledo, va nelle strade della shopping o nelle piazzette, quindi quando è che bisogna prenderla e metterla? È chiaro che quando vai alle 7 ti devi mettere la mascherina, sempre, tranne che ovviamente stai a mare, vai a fare footing alle 8 di mattina, stai in un parco, le cose ragionevoli le comprendiamo tutti quanti. Questa cosa delle mascherine è diventata come una battaglia di civiltà. Abbiamo tolto le mascherine. Imbecille, hai tolto un elemento di protezione per te, per i tuoi figli e per i tuoi familiari. Questo è tutto. Non è... Qual è il grande sacrificio? Abbiamo già cominciato a vedere quello che succede, per la verità, qui a Napoli. Non è che la metà già non se la metteva la mascherina, quindi non è che mancava solo che rendessimo non obbligatorio l'uso, ma abbiamo visto a Lodi. Rave party, gente che va a ballare, centinaia di ragazzi, come siamo felici, che bella libertà abbiamo conquistato. Questi andranno a finire in terapia intensiva fra poco. È chiaro. E questa è la situazione che dovremmo evitare se ci teniamo a vivere tranquilli, se no.